Buongiorno e benvenuti alla prima edizione di Ora TG. Un funzionario del comune di Acireale sbaglia le procedure del bando di acquisto delle stufette per la scuola. Il sindaco requisisce quelle dei dipendenti e le trasferisce nelle aule al freddo alla Pasini di via Marchese di San Giuliano. Vediamo il servizio di Salvo Cutuli. Il funzionario del comune di Acireale sbaglia ad inoltrare il bando al MEIPA, il sistema in rete obbligatorio per la fornitura di beni e servizi nella pubblica amministrazione, inficiando la gara per l'acquisto di 40 stufette destinate alle fredde aule dell'istituto comprensivo Pasini di via Marchese di San Giuliano, e il sindaco Stefano Lì dispone l'immediata requisizione e il trasferimento a presso scolastico di quelle in uso ai dipendenti comunali. Pare che dietro la distrazione del burocrate, per così dire, vi sia stato un eccesso di zelo nella formulazione del bando pubblico, cui hanno partecipato centinaia di aziende con il rischio di spendere denaro pubblico per cineserie elettriche poco sicure in quanto destinate ad alunne delle elementari. L'avviso pubblico online era per 40 termoconvertitori elettrici, importo 1.000 euro, ed è stato inoltrato senza le opportune specifiche tecniche che avrebbero scremato il numero dei concorrenti. Risultato: gara annullata, rientro degli alunni al freddo delle aule dello storico plesso e genitori inviperiti per le mancate promesse degli amministratori che avevano assicurato un intervento tampone in attesa di avviare sempre tramite il MEPA la gara per l'acquisto della caldaia dal costo di 66.000 euro, considerando l'importo probabile se ne riparlerà a conclusione dell'anno scolastico. La Pasini ha ottenuto un finanziamento di 700.000 euro per l'adeguamento strutturale già completato dell'istituto, ma è rimasta fuori dalla copertura economica la caldaia, per l'acquisto della quale occorre adesso rimettere in moto le procedure burocratiche, immaginiamo questa volta affidate ad un funzionario più capace. Il primo cittadino, Stefano Lì, da noi intervistato, smorza la polemica così. Qua stiamo correndo, quindi il funzionario che sbagli ci sta, perché noi siamo un comune terremotato, quindi io in questo momento i funzionari del comune si stanno sdoppiando, stanno facendo oltre che l'ordinaria amministrazione anche la straordinaria, perché il terremoto porta con sé tutta una serie di attività significative. È chiaro, la macchina burocratica in questo comune non è stata mai efficientissima. Oggi è ancora di più soggetta ai problemi, quindi siccome qui il municipio credo che sia più importante portare le stufe ai bambini che non averle qua in municipio. I dipendenti come l'hanno presa? Bene, bene, nessuno si è lamentato. L'arrivo delle stufette alla Pasini è stato accolto con soddisfazione dal personale docente e dai genitori degli scolari. La dirigente Marilena Scavo afferma: qui nel Pasini siamo in attesa dell'installazione della caldaia, che richiederà dei tempi un po' più lunghi, però comunque il comune è intervenuto fornendo altri mezzi di riscaldamento che al momento stanno coprendo in maniera adeguata la situazione. Le mamme non si sono più lamentate? No, guardi, anche perché sanno che è questione di qualche giorno e poi dovrebbe arrivare alla scuola un'ulteriore fornitura di mezzi di riscaldamento, anche se ad uso temporaneo, perché il problema deve essere risolto a monte con l'installazione della caldaia, ma questa è cosa nota, insomma. E se la questione si è risolta ad Acireale, permane invece il problema nella frazione di Tre Punti a Giarre, sempre nelle scuole. Vediamo. Banchi di scuola deserti questa mattina in tre istituti scolastici di Giarre, ma questa volta non si tratta di strutture inagibili a seguito del terremoto, bensì delle temperature gelide con cui si trovano a convivere gli alunni per il mancato funzionamento da diversi mesi degli impianti di riscaldamento. Tengono a casa i loro figli, i genitori degli alunni che frequentano il plesso Monsignor Alessi di Piazza Ragusa e le scuole elementare e materna di Tre Punti. Questo l'epilogo di una lunga protesta contro le inadempienze dell'amministrazione comunale, denunciate non solo dai genitori ma anche dal dirigente scolastico del secondo istituto comprensivo San Giovanni Bosco, Rosaria Stella Cardillo. Non solo la mancanza di riscaldamenti tra le problematiche che hanno scatenato la protesta, ma anche, denunciano diverse mamme, il mancato intervento di manutenzione nelle scuole da parecchi anni, che ha favorito la crescita intorno di erbacce e serpaglie, con la conseguente presenza di insetti e persino rettili a stretto contatto con i bambini.
Il problema dei riscaldamenti non può essere affrontato a dicembre, ma va affrontato a settembre. Se le persone sono incapaci di ricoprire il ruolo che rivestono, è bene che si mettano da parte, perché c'è tanta gente che invece le cose le saprebbe fare bene e che avrebbe tanta voglia di lavorare. Ah, beh, quasi un anno che rispettiamo questi riscaldamenti e ancora siamo qua. Io a mia figlia non la porto, se non ci sono i riscaldamenti mia figlia sta a casa. Se ne è parlato poco, ma purtroppo adiacente alla scuola materna c'è una struttura polifunzionale lasciata al completo abbandono. Prima delle vacanze natalizie purtroppo abbiamo avuto un problema di un serpentello vicino alla finestra della scuola, e credetemi, non è bello vedere una cosa del genere. I bambini potrebbero prenderlo anche come un gioco, non so, però era un pericolo per i bambini. Quindi siamo stati al comune a chiedere delle risposte. Invita alla calma il sindaco Angelo Danna alle prese con verifiche e sollecitazioni per risolvere il prima possibile le varie problematiche. Per quanto riguarda la scuola Monsignor Alessi, informa il sindaco, lo scorso 3 gennaio 2019 sono stati avviati i lavori di riparazione della caldaia e del relativo impianto. Relativamente poi agli impianti di riscaldamento dei plessi di Tre Punti, informa il primo cittadino, per la scuola elementare a breve sarà attivato l'impianto in quanto si è in attesa della fornitura di gas metano già richiesta il 18 dicembre 2018 con integrazione della documentazione il 2 gennaio. Riguardo alla scuola materna, infine, rende noto il sindaco, l'ufficio tecnico ha già acquisito i preventivi di spesa per la sostituzione della caldaia, ma le parole del primo cittadino non bastano per smorzare i toni della protesta. Il dirigente scolastico Rosaria Stella Cardillo mostra il suo disappunto e accusa senza mezzi termini il comune. In molte scuole è presente il certificato di agibilità, però un'agibilità che non viene appunto, come dire, completata da regolari, sistematici interventi di manutenzione, è un certificato che a poco serve. La lettera al prefetto è stata fatta, cercare di trovare soluzioni, perché si devono trovare, per il bene di tutti. C'è una notizia che arriva dal messinese, non dava segni di vita e quando i genitori hanno provato a svegliarlo hanno visto che non rispondeva, allertando i soccorsi. All'arrivo dell'ambulanza del 118 però per lui non c'era più nulla da fare. È morto così un bambino di 10 anni a Santa Teresa di Riva, Salvatore Antonino Leanza, spentosi nel sonno questa notte nella sua abitazione a causa di un'apnea notturna, sindrome di cui soffriva da tempo e che questa volta gli è stata fatale. Una patologia che causa frequenti e numerose pause nella respirazione mentre la persona dorme, in questo caso prolungatasi più a lungo, da portare il bambino al decesso per arresto cardiorespiratorio. Cambiamo argomento, parliamo del terremoto, si registrano ancora scosse fino all'alba, intanto a Zafferana ancora persone sfollate, vediamo. Ancora due scosse questa mattina registrate sull'Etna dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. I tremori sono stati rilevati nelle prime ore di questa mattina, alle 6.42 la prima di magnitudo 2.4, pochi secondi dopo la seconda 2.2 della scala Richter. Stesso epicentro per i due eventi sismici, tra i 3 e i 4 km a nord-ovest da Milo, ad una profondità di 6 km, nessun danno a persone o cose. Continuano invece le ordinanze di sgombero firmate dal sindaco di Zafferana Etnea, Alfio Vincenzo Russo, subcommissario per l'emergenza post-terremoto. Sono già quasi un centinaio a disporre l'inagibilità totale o parziale degli edifici a seguito del sisma registrato lo scorso 26 dicembre. A tal proposito il comune rende noto che i proprietari degli immobili inutilizzabili potranno attingere al contributo di autonoma sistemazione, la cui somma varia a seconda del numero di componenti familiari. Sono 1.322 i sopralluoghi già eseguiti per la verifica dell'agibilità delle strutture in territorio zafferanese tra Fleri, Poggio Felice e Pisano, a fronte delle 2.289 richieste. Ancora 967 da eseguire, stando ai dati diramati dal centro operativo comunale. 566 gli immobili agibili al momento, contro 364 parzialmente agibili e i 392 inagibili. Si attesta sulle 501 unità finora il numero degli sfollati alloggiati in diversi hotel nei territori di Zafferana, via Grande e Acireale. Ancora chiusa la via Vittorio Emanuele, la strada principale che attraversa l'abitato di Fleri, non ancora percorribile a causa di alcune criticità post terremoto al momento irrisolte. Proprio sulla viabilità adesso bisognerà lavorare parecchio a mettere maggiormente in risalto la problematica, il ritorno a scuola e sul posto di lavoro dopo le vacanze natalizie.
A fare il punto sui provvedimenti adottati da parte della Regione è stato stamani l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Marco Falcone in visita all'area Comma da Cireale. Visita stamane dell'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Marco Falcone al campo base dei Vigili del Fuoco allestito nell'area Comedi a Cireale, da due settimane impegnati a fronteggiare l'emergenza delle popolazioni dei 9 comuni colpiti dal terremoto del 26 dicembre scorso, in cui il corpo dei vigili urbani è costantemente impiegato nei rilievi tecnico-statici di edifici privati, pubblici e luoghi di culto. Una vera e propria cittadella, quella dei pompieri, in cui operano a giro circa 160 pompieri, tra tecnici ed operatori costantemente impegnati a rimuovere le parti pericolanti degli immobili danneggiati con l'uso di mezzi meccanici adeguati. L'esponente della giunta Musumeci si è intrattenuto a lungo con il comandante provinciale di Catania dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Verme, esprimendo la gratitudine del governo regionale per il prezioso lavoro svolto in queste prime settimane di emergenza, ribadendo che i 10 milioni stanziati dal governo nazionale non possono bastare a coprire i costi del fabbisogno quotidiano delle popolazioni terremotate e che l'esecutivo regionale intende intercettare delle risorse proprie per il ripristino di edifici pubblici e chiese. I 10 milioni non lo dico io che sono insufficienti, lo dicono i fatti. Consideriamo che ci sono circa 1000 sfollati che costano 50.000 euro al giorno, ogni mese costano 1,5 milioni di euro. Se consideriamo che ci vorranno almeno 7, 8, 10 mesi per un ritorno alla normalità, è chiaro che questi 10 milioni serviranno soltanto per il vitto e alloggio di queste persone. Poi dobbiamo invece ricreare le condizioni per il ritorno alla normalità e quando completeremo di censire l'attività di ricognizione di tutti i danni degli immobili privati oltre che quelli pubblici, ci renderemo conto quale sarà l'impegno finanziario che il governo nazionale dovrà mettere in campo. Sulla sponda regionale? Guardi, sulla sponda regionale più tardi col presidente Musumeci ci confronteremo per intercettare delle risorse, delle economie col patto per il sud e li metteremo a disposizione per quanto riguarda gli edifici pubblici. Questa è la volontà del presidente Musumeci, il governo regionale non si tira indietro, ma ha ragione il presidente quando dice che dal canto proprio il governo nazionale deve fare la propria parte, la sua parte. Noi come regione siciliana faremo la nostra sicuramente. E restiamo in argomento, c'è stata un'infocata seduta di consiglio comunale ieri sera ad Aci Sant'Antonio, i consiglieri di minoranza avevano chiesto la sospensione dei tributi pre-sisma, il sindaco ha dichiarato di non voler accettare queste istanze e stamani appunto i consiglieri ritornano sulla questione. La sospensione del rateo a conguaglio della Tari, a febbraio arriveranno le bollette, il ricalcolo a ribasso per porzione immobiliare agibile in tutti quei casi ove fosse stata dichiarata l'inagibilità parziale e l'attivazione dell'ex ufficio esonero previsto dal regolamento per i soli casi di inagibilità totale. Tutte istanze rigettate dall'amministrazione comunale sant'antonese ieri sera in sede di consiglio comunale, seduta straordinaria durante la quale i consiglieri di minoranza avevano chiesto agevolazioni per chi si trova in difficoltà a seguito dei danni strutturali alle abitazioni private provocati dal sisma dello scorso 26 dicembre. Le richieste erano state avanzate da Privitera, Finocchiaro, Di Stefano, Riolo, Maccarrone e Puglisi. Nei giorni scorsi erano stati proprio loro a chiedere ulteriori misure a sostegno di quella parte di popolazione che sta facendo i conti con alloggi provvisori e difficoltà burocratiche per accedere agli aiuti disposti dal governo nazionale, che richiedono trafile, spostamenti e sopralluoghi per certificare le condizioni in cui versa ciascun cittadino. All'inizio sembrava una seduta tranquilla, si cercava un'unità di intenti, in realtà poi le cose sono andate diversamente. Sì, effettivamente la seduta è andata un po' fuori dai binari, è un po' degenerata. Ovviamente resta il rammarico di non aver avuto tutti insieme una direttiva comune su quello che era il nostro intento, sul nostro atto di indirizzo, che era quello di voler posticipare il conguaglio della TARI del 2018, magari sempre lo stesso anno, magari più avanti, e poi avere una notizia certa anche da parte del sindaco, una certezza su quelli che erano i tributi locali
che praticamente la gente, ahimè, terremotata dovrà andare a pagare. Ci siamo solo soffermati sul fatto che le case che saranno inagibili non avranno giustamente l'onere di pagare queste case. Rammarico che non si è trovata una soluzione comune da parte di tutti i consiglieri. Speriamo che quanto promesso dal sindaco e dall'amministrazione possa avere un riscontro concreto più avanti, evitando per queste persone ogni tassa locale. In realtà si tratta di misure che scattano in automatico. L'ufficio tributi provvederà al ricalcolo delle tariffe. I contributi saranno così annullati per il periodo di inagibilità per le porzioni danneggiate. Va spiegato che i tributi che verranno annullati sono quelli per l'anno in corso, quindi diciamo a terremoto avvenuto, mentre il conguaglio fa riferimento all'anno precedente. Certo, come dice lei, il conguaglio era dovuto per l'anno 2018, ma ci sembrava poco opportuno andare ad addossare in questo momento questo conguaglio dovutissimo in questo periodo, magari si posticipava a giugno, a fine anno, mentre per le tasse che si doveva andare a pagare dal terremoto in poi, quindi dal giorno 26 in poi, penso dovuto sia il fatto di non farle pagare. E poi, come diceva lei, ci sono altre tasse, altre imposte, come ad esempio il passo carrabile, ma non solo. Il carrabile, il suolo pubblico, cioè sono altre tasse a livello comunale. Nel regolamento comunale queste cose nello specifico non ci sono. No, nello specifico non ci sono, anche perché noi prima delle ordinanze del sindaco di pochi giorni fa ne avevamo già addirittura letto il regolamento comunale e in parte parlava di case inagibili, non dava specifica normativa sulle case parzialmente inagibili. Avevamo pure avuto 5 mesi e 10 giorni, parliamo di cronaca giudiziaria, 5 mesi e 10 giorni di pena con proposta di sospensione della patente sono stati inflitti alla donna che il 6 marzo scorso provocò in Via del Bosco a Catania nel 2017 l'incidente in cui perse la vita il giovane Mimmo Crisafulli, il padre. In aula ha improvvisamente accusato un malore. L'Associazione Nazionale Vittime della Strada contesta la sentenza. Vediamo. Alla lettura della sentenza, Pietro Crisafulli si accascia al suolo per un malore. Il giudice ha appena sentenziato la pena da infliggere alla donna che la sera del 6 marzo del 2017, nell'incrocio catanese tra Via del Bosco e Via De Longu, provocò con la sua Smart l'incidente stradale in cui rimase ucciso Mimmo Crisafulli, figlio di Pietro, presidente di Sicilia Risvegli Onlus, che viaggiava a bordo di uno scooter. In mattinata il giudice Giuseppino Ammontuori aveva accolto la richiesta di patteggiamento presentata dall'accusa, così infliggendo ad Anastasia Conti la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e aggravando la sentenza con la proposta di sospensione della patente da presentare al prefetto di Catania. Una sentenza giudicata più che dolce, inaccettabile per l'associazione italiana familiari vittime della strada, che con il suo presidente nazionale ha vibratamente manifestato dopo la sentenza e dopo il trasferimento in ambulanza di Pietro Crisafulli nel pronto soccorso del Garibaldi. Che giustizia è un patteggiamento, giustizia fatta con un contratto tra il procuratore, sostituto del sostituto e l'imputato, bravi, bella giustizia che vi siete scelti. Da oggi in poi questo palazzo è il palazzo del patteggiamento, dove la giustizia non c'è, dove i processi non li vogliono celebrare, dove si vuole dare la colpa a Mimmo Crisafulli della sua morte sostanzialmente, si vuole farlo senza che Mimmo possa difendersi, che è una cosa inaccettabile. Perché non ha voluto celebrare un processo? Perché il giudice Montuori ha deciso per il patteggiamento? Aveva tutti gli strumenti in mano per rifiutare questo aberrante patteggiamento definito dalla stessa difesa dell'imputata come irrisorio, come un favore sostanzialmente fatta a quella che è l'imputata. Vogliamo fare i favori, vogliamo amministrare la giustizia per fare i favori agli imputati? Vogliamo questo o vogliamo giustizia? Noi siamo qua davanti a chiedere giustizia, oggi giustizia non c'è fatta. Il giudice Montuori alla fine del processo mi ha detto che non dovrebbero venire in udienza le vittime perché dopo svengono, come è successo a Pietro Crisafulli. 5 mesi e 10 giorni sono una cosa oscena per quello che è successo. Volevamo poter dimostrare l'assoluta innocenza di Mimmo, cosa che oggi ci è preclusa e quasi impossibile poterlo riaprire. Mi auguro che il procuratore di Catania abbia voglia di impugnare questo ridicolo patteggiamento che fa schifo. Chiediamo che venga fatta un'ispezione al CSM, dal CSM e anche dal Ministero. Ad attendere la sentenza non solo i familiari di Crisafulli, l'Associazione Nazionale Vittime della Strada, ma anche altre associazioni come Angeli sull'Asfalto oppure Mamme Coraggio. Qualcuno parla addirittura di istigazione al suicidio. Non gli hanno dato neanche la possibilità di costituzione di parte civile. Per miracolo è stata accolta la parte civile, ma in questo caso ho i miei dubbi che vengono accolti neanche alla liquidazione delle spese per la famiglia Crisafulli. Detto questo, noi faremo denuncia per istigazione al suicidio non solo di Pietro Crisafulli, che si è sentito male dentro l'aula del Tribunale,
tribunale, l'hanno portato poc'anzi all'ospedale Garibaldi. Auguriamo tanto ogni bene alla, a signor Pietro Crisafulli e alla sua famiglia. Io non so che dire, faremo opposizione, faremo le nostre denunce, le dovute denunce. Violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e prostituzione minorile. Con queste accuse la Polizia di Stato ha arrestato la pregiudicata catanese Agata Pecorino di 57 anni. La donna deve scontare 6 anni, 8 mesi di reclusione e pagare una multa di 20.000 euro. Il provvedimento è stato emesso lo scorso 29 dicembre, ma la Pecorino è stata arrestata lo scorso 6 gennaio perché era irreperibile. È stata beccata alla stazione ferroviaria cittadina. A Gravina di Catania invece sono apparse sul muro della chiesa madre delle scritte ingiuriose che l'amministrazione comunale ha provveduto a far eliminare rapidamente. Inquietante episodio a Gravina di Catania, dove sul muro della chiesa madre dedicata a Sant'Antonio nei giorni scorsi è apparsa una scritta ingiuriosa nei confronti del parroco Nino Galvagno, una frase dai toni minacciosi che ha sorpreso non poco i parrocchiani ma i gravinesi in generale. Con le budella dell'ultimo re impiccheremo l'ultimo prete, questo recita la scritta ingiuriosa che il comune ha provveduto subito a fare cancellare, come mostrano le nostre immagini girate stamattina. Il parroco Nino Galvagno è al momento rintracciabile, pare sia fuori sede per motivi familiari. Secondo lui si tratta soltanto di una bravata e non di una intimidazione specifica. La chiesa madre di Gravina di Catania si trova ubicata in pieno centro, a due passi dal municipio, laddove siamo andati per raccogliere il parere del sindaco. Anche lui è assente, mentre il vice ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito. Pare che la parrocchia di Sant'Antonio non sia nuova a strane vicende di questo genere. Negli ultimi anni il pensionamento di padre Antonino di Grazia, che lasciò la guida della chiesa nel 2011. A lui succedette padre Cosentino, che nel 2014 fu vittima di un attentato incendiario alla sua auto, decidendo successivamente di lasciare l'incarico ufficialmente per motivi di salute. Così parroco della chiesa centrale di Gravina divenne Nino Galvagno. Indagini sono in corso per risalire agli autori del gesto, che ha destato non poca inquietudine, episodio sul quale, adesso cancellata la scritta, bisognerà approfonditamente riflettere e tentare di risalire alla mano che ha scritto la frase oltraggiosa. In tal senso le telecamere di sicurezza di alcuni esercizi commerciali presenti nella zona potrebbero risultare determinante nello sviluppo delle indagini. Parliamo adesso del reddito di cittadinanza, file al centro per l'impiego di Catania. In tanti si informano, ma molti ancora sconoscono le particolarità della direttiva. C'è chi li chiama ancora uffici di collocamento, chi uffici per il lavoro, sebbene si tratti di centri per l'impiego che soprattutto al sud sono costantemente assaltati da giovani e purtroppo con sempre più consistenza anche da non giovanissimi a caccia di lavoro. Una storia non nuova alla quale si aggiunge adesso il nuovo percorso del reddito di cittadinanza, provvedimento legislativo che dovrebbe garantire agli inoccupati un reddito compatibile con le esigenze di vita nell'attesa di un lavoro e della disponibilità dello stesso lavoratore ad accettare il nuovo impiego. La misura verrà introdotta a partire dall'aprile di quest'anno. Da quel momento il contributo statale da 789 euro, riparametrato sulla base del nucleo familiare, dovrebbe essere caricato su una carta RDC su cui verrà effettuato il monitoraggio degli acquisti. La misura, che inizialmente doveva essere finanziata da 9 miliardi, dopo le trattative con l'Unione Europea, sarà coperta da meno di 6,7 miliardi di euro, di cui un miliardo per il rafforzamento dei centri per l'impiego. In queste ore sono stati diffusi i dettagli su chi potrà richiedere la carta e sull'ammissione alla stessa, ma molti cittadini, pur conoscendo il reddito di cittadinanza nel suo concetto, non hanno dimestichezza ancora con la nuova formula definita rivoluzionaria e del popolo dal governo giallo-verde. Più o meno, non si capisce niente ancora. Perché infatti c'è molta confusione, quindi onestamente siamo in una situazione molto molto critica e pesante. È una cosa molto complessa, da quello che vediamo se già c'è una difficoltà prima, che non c'erano dei soldi per poter, diciamo così, coprire questa situazione, non credo che sia davvero concreto come viene detto, perché come penso una famiglia, se uno ha quei soldi o quei debiti non è che una settimana fai tutto, quindi forse già l'aiuto di inclusione poteva bastare con un piccolo allargamento, quindi mi sembra un po' più propaganda o meno. Quindi mi auguro che possa andare qualcosa sempre bene per il popolo, ma ci credo poco. No, i dettagli non lo so. Perché pare che pochi li conoscano. Sì, vero. Ma di che cosa si tratta? Chi c'ha il diritto a questo reddito? Non si sa.
è un emolumento che dà lo Stato a quelli che hanno certe condizioni socio-economiche insopportabili. C'è molta attesa? Penso di sì, per la gente che ne ha di bisogno sicuramente. Lei spera che funzioni? Me lo auguro, soprattutto al sud, che non ci sia lavoro nero che copra poi, perché poi saremo i cittadini onesti a pagare per noi e per loro che lavorano in nero, gli paghiamo il reddito di cittadinanza e tutte le assistenze sociali dovute. Ma dovrebbe essere una misura preventiva per la povertà, però. Bisogna vedere se funziona. Bisogna vedere infatti se funziona. Guardi, se è un aiuto per chi ne ha bisogno, e allora aiutiamoli, perché è anche giusto aiutare. Però nel mezzo poi bisogna vedere se ci sono veramente gli aiuti necessari o se no ne approfittano. Prima crea dal profilo Instagram della fidanzata una storia mettendo una foto di lei, poi quando legge un commento dell'ex ragazzo della donna scoppia il finimondo. I poliziotti di Borgo Ognina hanno denunciato per rissa 4 persone a Catania, tra cui 2 minori. Gli agenti hanno interrotto la zuffa che era scoppiata in viale Ruggero di Lauria, all'altezza con piazza Tricolore. Quando hanno diviso i contendenti, i poliziotti hanno ricostruito la vicenda. La rissa è nata per motivi di gelosia, perché 2 di quelli che se le sono date sono l'attuale fidanzato e l'ex della ragazza minorenne. Parliamo adesso della vertenza Abate, oggi tavolo in prefettura per cercare di salvare il posto a 70 lavoratori che sono rimasti esclusi dalle trattative di cessione dell'azienda. L'avvertenza dei lavoratori del gruppo Abate, non riprotetti durante la cessione degli ipermercati alle nuove aziende che via via stanno acquisendo i supermercati della famiglia, approda in prefettura, dove nella tarda mattinata di oggi si è tenuto un tavolo nel tentativo di salvaguardare all'interno delle cessioni dei supermercati i 40 lavoratori della piattaforma logistica della LTM, transitati negli anni scorsi in questa azienda per l'affitto del ramo da parte dell'Abate, oltre che per i lavoratori del Fresco. Sì, la media che abbiamo noi come dipendenti è di anzianità, dipendenti è quella di dai 20 ai 30 anni, anche più, qualcuno è in procinto pure di andare in pensione. E più ci sono altre realtà un po' più giovani, ma che comunque verrebbero tagliate fuori dal mercato, perché parliamo di gente di 40 anni, 35, in un momento in cui la Sicilia, Catania, versa in questo stato di precarietà a livello occupazionale, è chiaro che le difficoltà sarebbero enormi. Voi chiedete il reintegro perché di fatto siete fuori, non avete avuto rinnovo di contratto, chiedete il reintegro nei supermercati che via via il gruppo Abate sta dismettendo con la cessione ad altri gruppi. Sì, credo che ci sarebbe pure aspettato, perché avevamo tra l'altro un articolo che ci tutelava sotto questo punto di vista, l'articolo 21.12, che in caso di soluzione di non continuità della stessa ci avrebbe permesso di ritornare alla casa madre e lì entrare in ballo in queste trattative. In ambasci in gioco ci sono i posti dei lavoratori che hanno preso servizio in questi anni nella LTM, ma anche quelli del reparto Fresco? Sì, oltre la logistica che è stata distaccata, quindi vanta 40 dipendenti, ce ne sono altri 30 del loro stesso deposito Freschi e altri 60 aggiungerei dell'amministrazione, uffici, sempre della Roberta Abate, che non hanno ricevuto alcuna notizia e quindi vivono questo stato di ansia e di precarietà. I carabinieri della compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza un disoccupato di 42 anni per maltrattamenti in famiglia. Il 5 gennaio scorso, grazie ad una telefonata del 112, una pattuglia del nucleo radiomobile è intervenuta in un'abitazione in via Ludovico Ariosto a Paternò, dove l'uomo, allontanatosi precedentemente dal reparto di psichiatria dell'ospedale Garibaldi di Catania, dove era ricoverato a seguito di un TSO per un analogo episodio di violenza commesso in danno dei familiari conviventi, stava tentando di entrare con forza in casa dei genitori, prendendo a calci la porta d'ingresso e minacciando di morte il padre, reo di non volergli consegnare del denaro. Poco prima aveva danneggiato le autovetture dei familiari parcheggiate in strada.
E adesso parliamo di una iniziativa benefica, perché a Catania il secondo piano dell'ospedale Santa Marta, quello di via San Giuliano per intenderci, viene consegnato in comodato d'uso all'ufficio pastorale della salute, che allestirà al suo interno un poliambulatorio a sostegno dei bisognosi. Un polo ambulatorio per i meno abbienti nascerà al primo piano dell'ex ospedale Santa Marta di Catania, nella zona di Piazza Dante. Stamattina la consegna delle chiavi dei locali che sino a qualche tempo fa hanno ospitato il servizio del 118. Si tratta di un intero piano dato in accomodato d'uso dall'azienda Policlinico Vittorio Emanuele all'ufficio pastorale della salute. All'interno sarà al più presto allestito un polo ambulatorio per i poveri. È un progetto, un sogno che si sta realizzando. Come ufficio pastorale della salute siamo da anni impegnati per la cura pastorale dei nostri fratelli più sofferenti, e ci sembra importante, come espressione anche della cura pastorale della Chiesa di Catania, l'attenzione a quelle fasce anche di povertà che spesso non possono accedere alle normali terapie, alle cure. Proprio qualche tempo fa un'indagine di Istat diceva che molti anche dei nostri italiani rinunciano alle cure perché non possono affrontare le spese. Allora abbiamo pensato di fare questo poliambulatorio nel quale tutti quanti potranno accedere, ovviamente coloro che non hanno la possibilità di poter curarsi a proprie spese, quindi a sostegnazione anche della Caritas, di volontariato, ecco, tutti gli immigrati, tutte le persone, ecco, che hanno difficoltà, a volte anche povertà anche culturali, per cui non sanno neanche dove rivolgersi, qui avranno la possibilità di poter essere curati, assistiti amorevolmente. Grazie all'impegno di tanti medici volontari che rappresenteranno un po' tutte le specialistiche, avremo la possibilità di poter dare una risposta alle tante situazioni di degrado e anche di sofferenza. Nel nuovo polo ambulatorio per poveri presteranno la loro attività volontaria tanti medici. Grazie appunto alla collaborazione con l'ufficio pastorale della salute contiamo di dedicare parte del nostro tempo per le persone che socialmente sono meno inserite, perché appunto, come diceva il direttore padre Torracca, molto spesso non è tanto che non esistono questi servizi all'interno dell'ASP, ma il problema è che molti non ne conoscono la capacità di fruirne. Quindi noi faremo un po' anche, oltre a dedicare il nostro tempo, faremo da filtro in modo da smistare negli opportuni servizi le persone che sono socialmente meno inserite. Dottoressa, in questo poliambulatorio naturalmente ci si occuperà molto anche dell'aspetto pediatrico, quindi dei bambini. Sì, indubbiamente sì, perché all'interno di un poliambulatorio di questo tipo non possiamo sottovalutare le patologie dei bambini, dei piccoli pazientini. Molte volte proprio i genitori non hanno idea dove, cosa fare, dove mandarli. Fanno naturalmente i pediatri convenzionati, riescono benissimo ad ottemperare alle prime necessità, ma ci sono determinate condizioni, tipo che vi posso dire, anche la semplice consulenza psicologica o altre cose simili, che insomma ci sono anche dei costi da affrontare, e noi cercheremo di fare invece il tutto senza far affrontare ai genitori delle spese. Rieccoci in studio, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque si conclude qui la prima edizione di Ora TG. Vi ricordiamo i nostri canali di informazione, raitv.it, anche il canale YouTube e la pagina Facebook. Adesso le previsioni meteo per la giornata di domani. A voi tutti buon proseguimento di pomeriggio. Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani, mercoledì 9 gennaio. Il cielo sarà nuvoloso un po' su tutta la Sicilia, previsti piovaschi da Palermo, Trapani e nell'entroterra. Sprazzi di sole tra Messina e Catania, i venti saranno sostenuti, i mari mossi. Uno sguardo adesso alle temperature che si innalzano sia nei valori minimi che massimi a Catania. Rispettivamente previsti 10 e 13 gradi centigradi. La temperatura più bassa sarà registrata ad Enna con 3 gradi.